Hola amigo, ma come suona l'arsore? E tu dirai, Dado, come suona Lars Ulrich? Male, malissimo suona, ma non li vedi tutti i video su YouTube pieni di errori, lui che proprio negli anni è peggiorato, non si può avere... Ma come fai, Dado, a fare una guida all'ascolto su Lars dei Metallica? E invece si fa la guida all'ascolto, si fa e come, nonostante tutti i detrattori di Lars, e ne ho parlato anche in un video che ha avuto molto successo che si chiama Perché tutti odiano Lars Ulrich dei Metallica, ti lascio il link in descrizione. In questo video di oggi invece voglio affrontare la parte musicale, cioè l'aspetto anche tecnico di un musicista che viene considerato una pippa assoluta, ma che in realtà ha fatto delle cose niente male. E in particolare ho scelto 8 brani, alcuni dei quali sono veramente diventati anche iconici, con delle scelte musicali che ha fatto Lars che secondo me sono veramente interessanti. E vorrei partire da un brano che forse è non troppo conosciuto nella discografia dei Metallica, a meno che tu non sia un grande fan come me, che si chiama Dyer's Eve. Hai sentito il nostro amico Lars come cavalcava in quegli anni? Ho preso il BPM di questa canzone, qui sta suonando a circa 192-193 BPM con questa doppia cassa continua, potente. Ragazzi, è tosta questa roba qua, anzi, quasi quasi lo provo, vediamo, Gando, mi metto alla prova? Non ci riesco, troppo veloce! Te capì, Lars? Quindi non è che fosse poi così una pippa, cioè questa roba da suonare è veramente tosta. Va anche detto che in quegli anni, anche prima, periodo Master of Puppets, lui era veramente al suo massimo splendore. Per me In Injustice for All è il disco veramente dove puoi sentire il meglio del suo repertorio da un punto di vista tecnico. Non nego l'involuzione successiva, però quel disco veramente grande Lars. Passiamo ora invece a un pezzo che ha fatto veramente la storia della musica rock popolare. Te lo faccio sentire subito. Sandman, inno chiaramente della musica dei Metallica. Cos'ha di interessante, di caratteristico questo intro e questo brano che tutti vogliono imparare? È proprio il modo in cui lui va a interagire con la chitarra, con i riff di James, cioè il modo in cui lui va a costruire anche dinamicamente, prima con rullante, poi con i colpi di crash, per arrivare a questo crescendo finale, perché Lars non è solo un batterista, Lars è un songwriter, quindi pensa in un modo differente rispetto al classico batterista. E questa cosa da Lars la puoi sentire in un sacco di canzoni. Il terzo brano che ho preso come esempio è un altro inno colossale della musica metal. Allora, anche questo pezzo, niente di difficile, si può fare, lo può suonare chiunque, talmente chiunque, che questo è diventato un po' come We Will Rock You dei Queen, che tu vai al concerto e c'è la gente che fa air drumming e fa pum pum cha pum pum, e se tu vai a un concerto nei Metallica vedi tutto il pubblico, anche dei non batteristi, che fanno è diventato un rito anche gestuale, no? Quindi quando arrivi a questo livello, ragazzi, torniamo a qualcosa di un pochino più complicato tecnicamente e torniamo ancora a Injustice for All, l'album dove ti dicevo che la ha veramente dato tanto da un punto di vista tecnico, ma anche musicale. E c'è un brano che è quello che dà il titolo all'album, Injustice for All, dove c'è un classic lick che è entrato, secondo me, nella storia della musica metal. Anche in questo caso un groove interessante, no? Perché va a seguire quello che fa la chitarra in maniera molto musicale, e non è neanche un groove
facilissimo da suonare. Io qui l'ho suonato a braccia incrociate, come lo fa da un po' di anni Lars. Una volta lui usava anche il Charleston remoto da questa parte, quindi era un po' più facile perché era aperto e era più facile suonarlo in questa maniera qua. Invece negli anni recenti lo suona anche lui incrociato, e ti assicuro che suonarlo con questa intensità non è uno scherzo. Ma passiamo anche agli anni recenti, perché Lars è sempre stato un innovatore, si è preso sempre i suoi rischi, li ha anche pagati in alcuni casi, però nel bene e nel male Lars è questo, è uno che prova sempre a fare delle cose nuove. Nel disco Saint Anger, criticatissimo da tutti, e sicuramente non è il mio disco preferito dei Metallica, per varie ragioni, per le canzoni, per i suoni, per quel suonaccio di rullante SPANG con questo armonico e spesso suonato senza cordiera, diciamo, si è preso insulti da mezzo mondo. Però il disco comincia con un brano che secondo me è molto interessante, soprattutto l'intro, ed è Frantic, perché si inventa questa cosa dove va a suonare insieme al riff di chitarra in un modo che secondo me nessun batterista avrebbe pensato di suonare così. Te lo faccio sentire. La prima parte è interessante perché chi avrebbe messo un Charleston lì così e quell'accento in levare insieme alla chitarra? Ma la seconda parte, adesso che l'ho suonata, suonare tutti i colpi di rullante, qua mi rivolgo soprattutto ai batteristi, con quell'intensità, suonarli tutti allo stesso volume, con lo stoppato del piatto, tornare indietro e riuscire a essere pronti ai colpi successivi. Caspita ragazzi, non è facile. Bravo Lars, mi sei piaciuto. Però la cordiera tira, mi raccomando. Torniamo al famosissimo Black Album, il disco più conosciuto, più importante dei Metallica. C'è un brano in questo disco che per me è assolutamente killer, con un groove meraviglioso, te lo faccio sentire. Allora, in questo pezzo ci sono due cose che mi fanno impazzire. Tanto per cominciare, l'idea che comincia col crash rullante sul 4. 1, 2, 3, e poi, nella parte successiva, questo classico riff metal, no? Cioè, lui ha un modo di suonare la cassa che non fa il classico groove che avremmo fatto tutti, diciamolo. Arriva il tuo chitarrista e ti dice: oh, c'ho sto pezzo, tu cosa fai? Tu cia. No, lui che cosa fa? Suona la cassa sui levare di sedicesimi. Tu catuc. E continua così. Che è una roba, adesso sto per bestemmiare, sto per bestemmiare, è una roba quasi funky, cioè non c'entra niente Lars col funky, sia chiaro. Però l'idea di mettere una cassa così, ma sta benissimo con quello che fa il riff di chitarra. Quindi mi dà sempre l'idea di lui che va a cercare istintivamente. Certamente non avrà detto: ehi Bob Rock, che era il produttore, di ehi Bob, sai, potrei fare una bella cassa tutta sincopata, magari levare di sé, ma non sa neanche cos'è levare di sedicesimi Lars. Però è riuscito a tirar fuori una cosa secondo me emozionante. Questo è Lars. Brano numero 7. Siamo a metà degli anni 90 e Metallica stanno un po' cambiando, stanno cambiando suono, stanno cambiando soprattutto immagine, e c'è anche un grande cambiamento nel kit di Lars Ulrich, perché dopo tantissimi anni torna a usare il Ride. Come Dado il Ride? Ma perché non ha Ride? No, Lars ha usato il Ride nei primi due dischi, quindi fino al 1984, poi l'ha eliminato completamente dal suo set, tuttora non lo usa. L'ha ripristinato per quel periodo, che è una cosa che secondo me è interessante da un punto di vista, diciamo, storico del suo modo di suonare. E il brano in cui riporta questo sound è Until It Sleeps. By my side. So tell me.
C'è un'altra cosa in questo brano che ti faccio notare: Lars Ulrich che suona i colpi doppi sul rullante. Cioè, Lars Ulrich e i colpi doppi sono proprio due cose, no? Perché è una cosa che richiede un minimo di studio, un minimo di tecnica. Infatti, anche io nel riprodurli, non so se li ho suonati proprio come lui, perché non è una suddivisione precisa, no? Però sentire Lars che suona i colpi doppi, cioè, non si sentirà mai più in tutta la sua discografia. E credo che anche il più devoto fan mi dirà che effettivamente questa cosa di sentire dei colpi tra virgolette raffinati non li troviamo più. Però grande groove Until He Sleeps. E siamo arrivati al brano numero 8, che secondo me rappresenta l'inno della doppia cassa metal, soprattutto della doppia cassa metal old school, e questo brano non può che essere mai nei concerti dei Metallica. Quando arriva quel momento, tutto il pubblico l'aspetta. È vero, lo so cosa stai pensando, ma la suona male, ma non la fa più come una volta, ma non becca un colpo di cassa uguale all'altro. Sì, ma Lars è così, ragazzi, lo dobbiamo beccare così, perché Lars è amore o odio, fine della storia. E comunque la suonava, ragazzi, cioè se si vanno a prendere anche dei live vecchi dove era in grandissima forma, Seattle 1989, un disco incredibile, cioè lì suonava e di brutto, quindi comunque sia onore a Lars. Tra l'altro mi viene in mente una cosa, cioè pensa a quelli che hanno visto i live dei Metallica in quegli anni lì, nell'84, nell'85, magari con Cliff Burton al basso. Se l'hai visto, lasciami un commento e dimmi che concerto hai visto, perché ti sto invidiando molto, moltissimo. I brani sono finiti, però come guida all'ascolto, per completezza, ci tengo a segnalare un altro paio di cose caratteristiche dello stile del suono di Lars che a me fanno impazzire e che lo rendono veramente unico. Prima di tutto questo suo modo di usare il rullante, il crash sul 2 in posizione atipica. Quante volte lo senti fare questo? E la seconda cosa, te l'ho appena fatta, è anche questo uso dei fill dopo la misura. Cioè non sai mai dove inizia e dove finisce, ma finirà con un crash e con un rullante insieme, no? Quindi questa idea di piaccia, non piaccia, non importa, è unico questo modo di suonare, è una cosa veramente, perché lui ha sempre suonato in Metallica, non ha mai fatto dischi fuori da quella roba lì, ma se noi lo prendessimo e lo mettessimo a suonare con un artista sconosciuto, dopo un secondo tu lo capisci che è Lars, nel bene e nel male, lo ribadisco. Giustamente il mio fonico Gando, che ci ha tatuato Metallica sul collo, mi dice: Dado, scusati che non hai parlato di Master of Puppets. È vero, Master è uno dei momenti massimi della musica dei Metallica, per molti è il più grande disco della band, è uno dei più grandi del metal, ci sono un sacco di cose interessanti in quel disco, ma diciamo i groove più iconici, caratteristici, che mi rimangono, no, nella memoria, sono quelli di cui ti ho parlato. Se ne hai altri che pensi che ho omesso, scrivemelo qui sotto, faremo il video parte 2. Uno l'ho già dimenticato, che pezzo è? Mi sono divertito, come godo a fare queste guide d'ascolto, soprattutto dei batteristi che amo di più, e ne ho fatti tanti altri di video del genere, quindi ti lascio una playlist dove vado a analizzare lo stile, le scelte musicali dei batteristi, soprattutto quelli che mi piacciono. A volte mi chiedono: perché non fai una guida d'ascolto su questo batterista? Io dico: guarda, se non lo conosco a fondo preferisco evitare, perché direi delle cose un pochino banali, quindi preferisco sempre dedicarmi ai musicisti che ho ascoltato di più. Comunque ti ringrazio se sei rimasto con me fino adesso, lasciami un commento, chiaramente mi fa piacere sempre sapere il tuo punto di vista, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!